Ciao ragazze e ragazzi, nuovo video. Nel video di oggi vi voglio mostrare i top 5 prodotti del brand NARS. Ho deciso di iniziare questa nuova serie sul canale nel quale vi mostro top 5 prodotti di uno specifico brand. In questo caso oggi inizieremo con NARS, ma continueremo nelle prossime settimane, mesi, insomma in quest'anno, con questa categoria, con questa tipologia di video. Ovviamente fatemi sapere se vi piace. Vi ho chiesto se volevate che iniziassi questa categoria di video e ho ricevuto un'ondata di positività, un'ondata di ti prego inizia a fare questa categoria di video, quindi ho pensato iniziamo questa settimana, vediamo come va e vediamo se appunto continuare oppure no. Quindi direi iniziamo con i miei top 5 prodotti del brand NARS. Direi di iniziare con il prodotto che utilizzo da più anni. Questo qui forse è il prodotto che non ho mai abbandonato da quando l'ho scoperto, e sto parlando del fondotinta della NARS, il NARS Sheer Glow. So che il fondotinta è qualcosa di molto soggettivo, ognuno di noi ha una pelle diversa, quindi è difficile trovare un fondotinta che metta d'accordo tutti, ma questo qui è il mio fondotinta preferito, ovvero qui l'ho scoperto quando avevo ancora tantissima acne un sacco di anni fa, ed era l'unico fondotinta che, nonostante io lo mettessi, non mi facesse uscire nuovi sfoghi, perché all'epoca non sapevo niente riguardo la skincare, all'epoca non sapevo niente riguardo l'alcol e le fragranze. Questo qui non ha la fragranza, questo qui non ha l'alcol all'interno, cosa che per la mia tipologia di pelle è fantastica. Quindi quando avevo tanta acne, questo fondotinta me l'andava a coprire. Non è full coverage, non è super pesante, quindi se avete tanta acne vi consiglio di andare prima a fare vi consiglio prima di andare con il correttore e poi di andare con il fondotinta, quindi di fare una sorta di correcting prima e poi di andare con il fondotinta. Però questo qui è un bellissimo fondotinta, ha tenuta media ma può essere stratificato, non è né troppo secco, non è né troppo secco né troppo matte né troppo luminoso. Secondo me è una via di mezzo, ed è per quello che molto spesso ve lo consiglio indipendentemente dalla tipologia di pelle che avete, perché tipo ho convertito tutte le mie amiche a questo fondotinta, sia chi è oleosa utilizza più cipria, sia chi ha una pelle un po' più secca si trova comunque bene. Quindi questo qui per me questo qui è veramente uno dei prodotti migliori in commercio, e spero che NARS non lo discontinui mai, perché penso che potrei entrare in crisi. Ma questo qui è praticamente uno dei fondotinta, questo qui è uno dei fondotinta che uso praticamente tutti i santi giorni, veramente consigliato. Il prodotto preferito della linea di NARS è un qualcosa che ho indosso, sto parlando del rossetto. Questi qua sono i Power Matte Lip Pigment, sono praticamente delle tinte labbra. Il colore che ho addosso io, che è il mio preferito, è il colore Under My Thumb, ma ci sono bellissimi colori. Questa formulazione è una delle mie formulazioni preferite per quanto riguarda rossetti liquidi. Non amo i rossetti liquidi che mi seccano troppo le labbra, e trovo che questa formulazione della NARS non vada a seccare le labbra. Ma la cosa ancora più fantastica che adoro di questa formulazione è il fatto che sia super sottile, ovvero io ho un colore così scuro, così intenso, ma mi sembra di non avere niente sulle labbra, cosa che io adoro, specialmente se sono in giro. Non voglio tipo ogni volta stare a pensare oh mio Dio cosa sta succedendo al mio rossetto, oppure avere sempre il pensiero di avere un colore così bello intenso sulle labbra, e con questo non ho mai avuto problemi. Hanno un'ottima durata, ovviamente se mangiate qualcosa di oleoso si leva, ma con il fatto che appunto la texture è molto sottile, se si leva un pochino io lo riapplico e non si forma diciamo quella crosticina. I colori anche qui, secondo me, oltre la formulazione ottima, secondo me il price tag dipende anche dal fatto che le colorazioni sono abbastanza uniche, ovvero questo rosso che indosso io a me piace personalmente. Alcune persone mi hanno detto che mi sta malissimo e non dovrei più indossarlo, però poi ripeto, ogni volta che leggo questi commenti dico ma ha una ceppa di fattito, cioè alla fine se deve piacere a me il colore deve far sentire a me a mio agio, a me questo colore piace, mi fa sentire a mio agio e mi fa sentire confident. E ovviamente uno può avere delle preferenze, delle opinioni per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda quello che può stare bene a me, ma venirmi a dire ma secondo me sto colore ti sta di merda mi fa cambiare idea sul fatto di continuare a indossarlo oppure no, perché alla fine indosso le cose, lo faccio per me, non lo faccio per nessun altro. Però veramente questa formulazione è veramente ottima. Poi altro preferito in casa NARS è questo illuminante, ovvero questa diciamo serie di illuminanti.
Questo qui è nel colore forte d'Air France ed è uno dei miei illuminanti preferiti da anni. Penso di aver fatto anche qui insieme al fondotinta una testa così allucinante, perché ha una bellissima formula bagnata sulla pelle, ovvero se vi piace l'effetto bagnato sulla pelle, questa qui è un'ottima formula. Non ha glitter all'interno, ovvero sì, un pochino ce li ha, però non sono quelle formule super glitterose. Nonostante sia un prodotto compatto, queste polveri non sono assolutamente secche. La NARS secondo me eccelle per quanto riguarda formulazione di polveri, perché non hanno mai queste formulazioni polverose secche, ma sono quasi delle cream to powder, ovvero sono super soffici al tatto. Poi, altro prodotto preferito del brand di NARS, questo qui è una nuova entrata per quanto mi riguarda, ma mi ha subito convinta al 100%, è questa palette della NARS. Questa qui è la Skin Deep, ve la faccio vedere. Inoltre, se volete vedere in azione questi prodotti, vi metto qui sotto tutti i video dove li ho provati, così se volete sapere, se volete vedere trucchi, per esempio con questa palette, trovate tutto online. Diciamo che di video ne creo, quindi spesso mi dite: Franci, però se mi citi un prodotto e non me lo fai vedere qui di fianco, molto spesso potete trovare dei video singoli su palette, dei video singoli su prodotti, perché molto spesso li ho già fatti, quindi la ragione per cui non mi metto a riapplicare i prodotti è perché semplicemente ho già fatto e creato contenuti, quindi se volete basta solo andare a cercare, insomma. Comunque, questa qui è la palette è una palette molto neutra, ma la ragione per cui mi piace, i colori a me piacciono, lo sapete, io sono una persona molto molto basica, faccio trucchi molto semplici, a parte oggi che vabbè ho esagerato, ma non è che dici faccio un trucco così bello strutturato tutte le volte. Più o meno, se mi conoscete, se mi seguite su Instagram, se non mi seguite vi metto il profilo qui, ma se mi seguite su Instagram vedete più o meno i trucchi che faccio, sono abbastanza semplici, abbastanza neutri. Questa palette quindi rientra proprio nei miei gusti, ma la ragione per cui mi è piaciuta tantissimo è proprio la formulazione di questa palette, la formulazione delle polveri. Sono delle polveri molto facili da sfumare e anche una mano di una non makeup artist è in grado di creare lucchi super smoky. Quando la uso dico sempre che creo look alla Mr. Daniel, per farvi capire, perché si creano proprio questi look super belli. E anche qui le polveri e i metallici hanno una consistenza talmente sottile che sono perfette per le palpebre non più giovanissime. So che un sacco di voi siete andate a comprarla sotto mio consiglio e vi state trovando benissimo con questa palette, e secondo me se volete cercare una palette neutra, questa palette vi chiama. Inoltre, un'altra ragione per cui la amo è perché non è una palette estremamente calda, è diciamo una palette calda neutra, e quindi devo dire che mi piace veramente tanto, specialmente in inverno quando sono così chiara, devo dire che mi piace veramente tanto. E l'ultimo prodotto della linea NARS che amo anche qui da anni è questo bronzer liquido. Questo qui è il bronzer liquido nel colore Laguna. Allora, se conoscete NARS, se conoscete il brand NARS, NARS è famosissimo per il bronzer in crema, sì, per il bronzer in polvere nella colorazione appunto Laguna, ma secondo me la formulazione migliore è appunto questa in crema. Ovviamente vi devono piacere i prodotti in crema. Questo qui, a differenza dei maggiori prodotti in crema, lo dovete shakerare per bene e vi faccio vedere com'è. Questo qui è il colore ed è un bellissimo colore bronzo. Ovviamente adesso qui ne ho messo tantissimo giusto per farvi vedere il colore, ma ha questa bellissima tonalità di bronzo, e in estate io adoro utilizzare questo prodotto. È proprio un prodotto must che io utilizzo d'estate, perché nonostante sia un prodotto liquido non trovo che mi vada a lucidare, e in combinata con il fondotinta questi due vanno proprio benissimo insieme. In generale, come avrete capito, amo molto il brand NARS per quanto riguarda la tecnologia dietro al brand, per quanto riguarda formulazione, e questo bronzer è fantastico. Mi ricorda molto la penna di Charlotte Tilbury nel contour, con la differenza che questo qui avete
30 ml, mentre nella penna di Charlotte Tilbury avete tipo 8 ml. E tra parentesi, quello di Charlotte Tilbury costa ancora di più rispetto a questo della NARS. Quindi se siete alla ricerca di un bronzer liquido, questo qui è ottimo. È liquido, non è quella sorta di bronzer crema, ovvero non so se avete presente i bronzering stick del brand New Stix, balsami, se così possiamo dire. Mentre questa qui è proprio una formulazione liquida, quindi secondo me è, a mio parere, molto più semplice da lavorare, molto più semplice da sfumare, perché è super liquida e ha una texture super sottile. Veramente ottimo prodotto della NARS e sicuramente rientra nei miei top 5 del brand. Niente ragazzi, quindi questi erano i miei top 5 prodotti del brand NARS. Fatemi sapere se avete provato qualche prodotto della mia top 5, se vi piacerebbe provare qualche prodotto della top 5, oppure se avete altri prodotti di questo brand che secondo voi dovevano finire in questa top 5. Insomma, fatemi sapere un po' la vostra opinione qui nei commenti. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!